Buonasera a tutti, io sono Ilaria e oggi il tema, insomma, che affronteremo insieme riguarda le demolizioni e le costruzioni della Roma che fu. Allora, un tema un po' particolare che però ci darà la possibilità appunto di osservare, di conoscere forse anche una Roma un po' diversa da quella che conosciamo e vediamo abitualmente. Roma è una città che ovviamente ha una storia millenaria e quindi è facile immaginare quanto numerosi siano stati in realtà durante proprio il corso dei secoli le trasformazioni, soprattutto quelle in campo urbanistico, che si sono poi verificate. Basti pensare come esempio anche già all'epoca dell'antica Roma, per lo stesso Giulio Cesare, quando diede il via alla costruzione del proprio foro, fece demolire insomma una quantità importante di edifici che si trovavano proprio a ridosso del foro romano, in modo tale da ricavarsi lo spazio necessario alla realizzazione del suo foro. E questo poi rimane, diciamo, come pratica in uso anche nei secoli successivi. E abbiamo qui una slide che ci fa vedere alcune di queste trasformazioni che si sono avute in città molto importanti durante il corso del Cinquecento. È chiaro che poi è con la Roma papale che iniziano a verificarsi anche delle trasformazioni molto radicali, appunto, per quanto riguarda l'urbanistica e soprattutto. Sistemazioni e aperture di nuove arterie stradali. La viabilità è sempre stata appunto una delle cause che ha portato prima i papi, poi vedremo appunto anche i re e i governanti, insomma, di epoca moderna a prendere decisioni anche molto radicali nell'andare a trasformare completamente la città, perché ovviamente la città durante i secoli cambia esigenze. E allora, appunto, dicevamo nel Cinquecento, per esempio, sono i pontefici ad andare ad occuparsi della sistemazione o dell'apertura di nuove arterie stradali. Fatto qualche esempio, alcune sono strade molto note, come per esempio Via Giulia e Via della Lungara, entrambe appunto sistemazioni e realizzazioni di inizio 1500, fatte entrambe per volere di Papa Giulio II della Rovere. E Via Giulia, poi col suo aspetto così elegante, insomma, è stata progettata anche realizzata da Donato Bramante, quindi abbiamo anche un nome importantissimo come architetto. In realtà, appunto, sia Via Giulia che Via della Lungara sono delle strade fondamentali ancora oggi perché sono delle vie che sono nate proprio costeggiando quello che era il corso del fiume, accompagnando in un certo senso quelli che potevano essere i pellegrini, gli stranieri che arrivavano a Roma, perché andando dritto per dritto, queste sono ovviamente strade perfettamente rettilinee, si facilitava ovviamente il percorso del pellegrino per andare a quello che era il punto più importante, cioè la Basilica ovviamente di San Pietro. Un'altra sistemazione importantissima della Roma cinquecentesca è stato la realizzazione del Tridente. In realtà non è un progetto unitario, ma si è venuto appunto a creare durante il corso del 1500. Tridente che noi vediamo appunto partire da quella che è Piazza del Popolo. La strada che vediamo qui proprio nel centro è quella principale, la più antica, che è Via del Corso, che corrisponde a quella che era l'antica Via Alata, quindi il percorso interno alla città. Qui abbiamo la porta appunto Flaminia e quindi insomma da qui la Via Flaminia entrava all'interno della città cambiando nome, diventava Via Alata e andava in epoca romana fino alla zona del Campidoglio, via che poi è rimasta identica con il nome appunto di Via del Corso. A questa arteria centrale si sono poi aggiunte le due laterali, che sono Via del Babuino, che è una strada appunto anche questa sistemata da più pontefici, però sempre nel Cinquecento, importante perché andava verso Piazza di Spagna, e l'altra invece Via di Ripetta era quella che costeggiava, vedete in questo caso, il fiume, arrivando direttamente all'altezza poi insomma di quello che era Ponte Sant'Angelo, e quindi ovviamente si dava la possibilità al pellegrino che arrivava dalla Porta Flaminia, percorrendo la via di Ripetta, di andare direttamente alla Basilica di San Pietro. Altra sistemazione importante cinquecentesca è quella fatta da Papa Pio IV nel 1565 nella zona
tra, insomma, Castel Sant'Angelo e la Basilica di San Pietro. Vedete, queste sono le tre strade che vengono proprio dal pontefice aperte, cioè Borgo Pio, Borgo Vittorio e Borgo Angelico, dando il via appunto anche alla nascita di un vero e proprio quartiere che si veniva a trovare al di là delle mura cittadine, perché questo tracciato nero che vedete qui è quello che corrisponde al passetto di Borgo, e quindi ovviamente era un piccolo quartiere residenziale sorto proprio a ridosso della basilica, ma al di là, al di fuori della città consueta. Questi sono alcuni esempi della Roma del Cinquecento. È chiaro che se ne potrebbero fare tantissimi altri anche nei secoli successivi, però quando si parla di demolizioni e di ricostruzioni, di costruzioni, forse tutti ci riferiamo molto di più al periodo dell'età, insomma, della storia moderna. E quindi ovviamente al momento in cui l'Italia diventa un Regno Unito con appunto Vittorio Emanuele II, quindi con i Savoia, e siamo nel 1861. Inizialmente l'Unità d'Italia, insomma, ha come capitale prima Torino, poi Firenze, poi dopo il 20 settembre del 1870, quando appunto si verifica la famosa breccia di Porta Pia, qui a Roma si va a sostituire il potere del pontefice a quello appunto del sovrano. Quindi Roma entra a far parte del Regno d'Italia a tutti gli effetti e dall'anno successivo, dal 1871, ne diventa la capitale. Quindi, insomma, 1871 è un anno importantissimo perché il re Vittorio Emanuele II scende a vivere in pianta stabile a Roma, si va a, insomma, a risiedere direttamente all'interno del Quirinale, scende non con la moglie, che appunto non c'era più, ma con la bella Rosina, cioè Rosa Vercellana, che era l'amante riconosciuta ormai, insomma, un po' da tutti del sovrano, e scende poi soprattutto a Roma anche con il figlio Umberto I, sposato a Margherita di Savoia. I Savoia sono accolti in gran festa perché per Roma voleva dire grandi cambiamento, spirito di innovazione, quindi il nuovo che avanzava. Quindi, insomma, sono sicuramente accolti molto bene. In realtà, il re Vittorio Emanuele II era già venuto a Roma qualche mese prima, cioè il 31 dicembre del 1870, quando aveva fatto la sua prima visita, possiamo dire, ufficiale, e l'aveva fatto in un momento abbastanza drammatico per la città, perché il 28 dicembre del 1870 si era verificata una delle inondazioni peggiori e più drammatiche, più gravi, insomma, della storia cittadina. In questa data il Tevere aveva raggiunto addirittura i 17,22 metri di altezza, così come era stato poi misurato dall'idrometo di Ripetta. Ovviamente una piena che aveva inondato e devastato tutta la città, tanto da far scendere, appunto, dicevamo, addirittura il re in visita, che si era recato nelle zone più danneggiate della città. Quando poi Roma diventa appunto capitale qualche mese dopo, ovviamente una delle prime opere che si capisce di fondamentale importanza da dover realizzare è proprio quella della costruzione dei muraglioni, cioè bisognava per la prima volta nella storia della città elaborare un progetto che riuscisse definitivamente a salvare la città da queste piene violentissime del suo fiume. E quindi in realtà si va a nominare subito una commissione nel 1871 per andare appunto a scegliere il progetto da mettere poi in pratica. Come è facile immaginare, si trattava di un'opera realmente epocale e difficile da realizzare. I progetti furono numerosissimi, quelli presentati, insomma, alla commissione. Viene scelto poi nel 1875 quello dell'ingegnere Raffaele Canevari, che in realtà aveva previsto una serie di muraglioni molto severi da costruire, che sono poi in larghissima parte quelli che vediamo noi oggi. Cioè il progetto dell'ingegnere prevedeva in realtà la costruzione di un tronco del fiume nel tutto il suo percorso, ovviamente urbano, che avesse sempre la stessa larghezza, quindi dall'inizio fino alla fine, su tutto il pezzo, insomma, in cui il fiume attraversava e tagliava il centro cittadino. In più aveva previsto
anche di andare a eliminare gli eventuali ingombri che appunto si potevano trovare durante il percorso del fiume. E tra questi ingombri c'era anche l'isola Tiberina. Allora, in questi due disegni noi vediamo appunto a sinistra l'indicazione delle piene, quindi insomma capiamo come in realtà devastanti dovevano essere. Quella in verde è quella del 1870, che quindi aveva allagato completamente tutta la città. A destra invece vedete quella che è il progetto appunto originario dell'ingegnere, e quindi secondo lui si doveva creare, dicevamo, questo tronco del fiume, vedete, che aveva più o meno all'interno del percorso cittadino la stessa larghezza, andando ad eliminare gli ingombri. E allora in questo modo vedete che l'isola Tiberina veniva eliminata. L'idea di eliminare l'isola Tiberina in realtà è rimasta poi sul tavolo fino al 1901, quindi insomma noi siamo stati fortunati, perché poi a un certo punto si è trovato il modo di andare a mantenere viva e vegeta l'isola, e quindi in modo di andare a costruire dei muraglioni che riuscissero a contenere la violenza delle acque, insomma, nei momenti di piena. Il lavoro è stato lunghissimo, perché appunto dicevamo iniziò nel 1876, ma si concluse solo nel 1926. L'ultimo tratto di muraglioni costruito fu quello all'altezza dell'Aventino, quindi insomma veramente si trattò di un lavoro che andò a cambiare radicalmente l'aspetto della città, e che però di fatto andò a salvare completamente Roma dalle piene del fiume. Visto che appunto l'isola Tiberina ha sempre rappresentato il punto più problematico forse insomma della costruzione dei muraglioni, è quello che noi vogliamo un po' analizzare da vicino. Allora, dobbiamo immaginarci ovviamente che al posto dei nostri lungotevere, insomma, di oggi, tanto pratici per il traffico, ma sicuramente difficili da realizzare, ecco, allora si sono sacrificati molti edifici della Roma che fu, perché ovviamente dovendo andare ad allargare, no, dicevamo, questo tronco del fiume, sono stati abbattuti almeno un paio di file, dobbiamo immaginarci, di edifici su entrambe le rive lungo tutto il percorso del fiume del centro cittadino. Banalmente qui abbiamo al centro un'immagine, una foto aerea insomma dell'isola Tiberina, e a sinistra abbiamo invece quello che doveva essere l'aspetto di tutta l'area di Trastevere prima della costruzione dei muraglioni. Quindi ecco che vedete che incomincia a cambiare radicalmente l'aspetto della città, perché il rapporto di Roma con il fiume era strettissimo. Io scherzando dico sempre, sembra quasi una piccola Venezia, perché come potete vedere i palazzi finivano proprio direttamente sul fiume. A Trastevere poi ogni tot c'erano anche delle graziose spiaggette che potevano essere utilizzate ovviamente dagli abitanti, mentre in altri casi c'erano anche le spiagge private celebri, e sono per esempio i bagni di Donna Olimpia, Maida Chini, la donna spregiudicata che insomma si dice abbia governato al posto, no, del Papa Innocenzo X Pamphili, che proprio a Trastevere aveva costruito una residenza extraurbana che aveva appunto anche questa spiaggetta con dei giardini pensili appunto a ridosso sul fiume, ricordata appunto come bagni di Donna Olimpia. Ora, se voi osservate queste due immagini, vedrete che effettivamente tutta la sponda di Trastevere, bagni di Donna Olimpia compresi, sono stati smantellati, perché non esistono assolutamente più, tutta la parte, diciamo, che va da Ponte, se vogliamo da Ponte Cestio, verso quello che è la zona di in basso appunto di Porta Portese. Stesso discorso se guardiamo la sponda opposta, e quindi sul lato di Ponte, insomma, Fabricio, Ponte dei Quattro Capi, ecco qui l'immagine in alto a destra, vedete tutta la riva con il ghetto. Anche qui ghetto che arrivava, vedete, esattamente a ridosso del fiume, quindi non solo dove oggi ci sono dove c'è il Lungotevere, ma in tutta la zona oggi occupata per esempio dalla sinagoga e da tutto quello slargo grandissimo che ci porta poi a dover entrare all'interno del ghetto solo sul fondo, solo quando si arriva al portico d'Ottavia. Quindi anche qui insomma la demolizione del ghetto è stata notevole. Stesso discorso lo si fa invece scendendo, e quindi arrivando all'altezza della Bocca della Verità. Qui in basso vediamo infatti quello che è il Tempio di Ercole, che appunto aveva come distanziamento del fiume solo questa serie di appezzamenti terreni che erano poi degli orti coltivati, mentre adesso appunto anche qui c'è tutta la struttura dei Lungoteveri. Quindi effettivamente la costruzione di questi muraglioni ha radicalmente cambiato l'aspetto della città.
Si è riusciti a salvare l'isola Tiberina perché, vedete, la si è diciamo, ampliata nella sua grandezza, andando a creare questa sorta di piattaforma in cemento che poi la si è ancorata ai ponti. Allora, in questo modo, l'acqua che arriva da nord del fiume riesce prima di tutto ad essere divisa, in caso di piena, insomma, quando è molto violenta, sui due lati, e poi in più è stata creata questa specie di saltino, insomma, questa specie di cascatella che è in grado di convogliare le acque poi nel resto insomma, del tronco del fiume che va verso poi appunto la zona di Testaccio. Quindi in questo modo si è riusciti a salvare l'isola Tiberina, però insomma non fin dall'inizio come abbiamo visto. Tra appunto gli ingombri che il Canevali voleva eliminare ci sono anche i famosi porti, perché ovviamente Roma era una città che aveva nel fiume una navigabilità grandissima. Due porti celebri, il porto di Ripa Grande che si trovava appunto, noi oggi non lo vediamo più, ma il porto che è stato costruito andando a sostituire il porto romano dell'Emporium. L'Emporium si trovava sul lato di Testaccio, mentre invece appunto il porto di Ripa Grande è stato costruito a partire dal Medioevo e poi in poi sulla sponda opposta, esattamente davanti a quello che poi sarebbe diventato il complesso grandissimo del San Michele, quindi insomma altezza di Porta Portese. E nel 1700 gli fu addirittura aggiunto questa costruzione che voi vedete qui sul fondo, che è l'Arsenale Pontificio, appunto, che serviva anche alla sistemazione e alla riparazione delle imbarcazioni. Il porto di Ripa Grande era il porto principale della città. Le imbarcazioni poi potevano continuare a risalire il fiume e arrivare più nel cuore, insomma, della città, dove si trovava l'altro porto, che era il porto di Ripetta, così chiamato perché è più piccolo per dimensioni rispetto al porto di Ripa Grande. Anche questo, insomma, porto ovviamente molto antico, rifatto e ricostruito, poi risistemato nel 1700, ed entrambi poi rimasti in uso, abbiamo detto, fino alla costruzione dei muraglioni. C'era in realtà in città anche un altro porto, che era però un porto moderno, il porto Leonino, costruito all'inizio del 1800 da Papa Leone XII, che era un porto però che serviva esclusivamente a portare le merci al pontefice, quindi si trovava più o meno all'altezza di Via di Ripetta. Anche quello, scusate, Via della Lungara, in realtà anche quello è porto che poi è stato demolito proprio con la costruzione dei muraglioni. Gli altri ingombri che sono stati tolti per la costruzione dei muraglioni sono i suggestivi mulini sull'isola Tiberina, che qui vedete nella fotografia in alto. Mulini che servivano ovviamente a macinare il grano per creare farine e che erano presenti proprio all'altezza dell'isola Tiberina fin dal 1300, anche se in realtà quello di avere dei mulini nel fiume, ovviamente fatti in maniera completamente diversa, era una tradizione in uso ben più antica, perché era nata già in epoca romana. Sembra nel secondo secolo, addirittura insomma, all'epoca dell'imperatore Traiano. Si demoliscono i porti, si demoliscono i mulini e si toglie quindi anche di conseguenza la possibilità di rendere il Tevere ancora navigabile, quindi anche le piccole barchette non risalgono più il fiume. Quello che invece si guadagna, diciamo, è il numero dei ponti. Roma, ovviamente, prima dei muraglioni, aveva a disposizione per passare da una sponda all'altra un numero limitato di ponti, di fatto quelli storici, da Ponte Milvio a Ponte Sant'Angelo, a Ponte dei Fiorentini, che per noi è perso, Ponte Sisto, i due ponti dell'isola Tiberina e il famoso Ponte Rotto. Questi erano i ponti cittadini, mentre invece, appunto, dopo la costruzione dei muraglioni aumentano notevolmente. Quindi ecco che vengono costruiti, per esempio, il Ponte Palatino, il Ponte Garibaldi, il Ponte Margherita. Vengono addirittura costruiti dei ponti provvisori, come per esempio il Ponte degli Alari, lo vedete, vicino. Qui in basso a destra, vicino a Ponte Sant'Angelo, perché provvisorio? Perché è un ponte che viene costruito mentre si aspettava, insomma, di avviare la costruzione di Ponte Vittorio Emanuele II. Quelli antichi, alcuni, insomma, quelli ponti storici, hanno subito delle importanti modifiche. Qui vediamo a sinistra, per esempio, la foto di Ponte Sisto, che mostra questa serie di appunto, marciapiedi pensili, vedete, esterni al ponte, realizzati su Soloni, che sono poi stati eliminati con i restauri per il giubileo del 2000.
Una volta che si riesce a sistemare, quindi a rendere salva la città di Roma dalle piene, si può pensare anche alla sua trasformazione poi interna. E quindi ecco che nascono nuovi quartieri. Ci spostiamo verso la zona di Testaccio Ostiense, dove in realtà già qualche tempo prima, per volere di Papa Pio IX, si era qui pensato di andare a realizzare il polo industriale cittadino, sempre per entrare nell'idea ovviamente di creare una Roma moderna e quindi insomma più aperta alla contemporaneità. Si sceglie come zona per il polo industriale quella di Testaccio e di Ostiense, perché in realtà era una zona completamente libera da strutture. Ce lo fa capire benissimo questa immagine, insomma, della piramide del cimitero acattolico. Era una zona di aperta campagna. E quindi ecco che poi a partire, insomma, dal 1888 vengono costruiti tutti gli stabilimenti, appunto, industriali e di lavoro vero e proprio. Si inizia dal mattatoio, si poi continua con tutti gli altri stabilimenti industriali, come per esempio i mulini biondi, poi si va allo stabilimento Miralanza, quello che appunto produce saponi e candele, fino ad arrivare poi all'inizio del 1900 con tutta l'area dei magazzini generali, del gazzometro, della centrale Montemartini, quindi ovviamente diventa un vero e proprio polo industriale. E a sinistra vedete la mappa di quello che è Testaccio, perché ovviamente se incominciano ad essere qui costruite le industrie, ecco che poi si incomincia a costruire anche il quartiere residenziale a destinazione principalmente per operaia, quindi insomma per i lavoratori ovviamente della zona. Altro quartiere che nasce, completamente diverso, è l'Esquilino, è il quartiere dal gusto piemontese, perché ovviamente una volta che arriva a Roma Vittorio Emanuele II non scende solo l'amante, abbiamo visto, e il figlio con la moglie, ma scende anche tutto il seguito. E una volta che Roma diventa capitale del Nuovo Regno, ecco che molti dei palazzi istituzionali del passato, come per esempio appunto il Quirinale, che diventa appunto da residenza papale a residenza per la famiglia imperiale, così come per esempio anche altri palazzi nobiliari, basti pensare a un palazzo Madama, un palazzo Montecitorio, ecco, si trasforma la città in modo tale da poter accogliere il nuovo governo, quindi scende con il re anche tutto il seguito, tutti i dignitari, tutta la corte, ma soprattutto si viene a creare anche quella grandissima schiera di, se così vogliamo chiamarla, nascente borghesia, cioè gli impiegati, coloro che lavorano non solo nei palazzi istituzionali ma anche nei vari ministeri e quindi trovano collocazione principalmente in questo nuovo quartiere, quello appunto dell'Esquilino. Anche qui si può fare, diciamo, la costruzione di un nuovo quartiere perché non c'era nulla. Se vedete, qui c'è una foto molto interessante di Via Merulana che mostra esattamente come doveva essere tutta la zona dell'Esquilino pre, diciamo, Unità d'Italia, cioè il nulla cosmico, una zona di aperta campagna. Questa Via Merulana è una strada importantissima perché in realtà collegava due basiliche, Santa Maria Maggiore e San Giovanni, che qui vediamo proprio sul fondo, ma sotto la vediamo come è oggi, ma di fatto appunto come è diventata dopo questa costruzione appunto del quartiere di età appunto insomma dell'epoca dei Savoia. Ovviamente anche questo vedete come Testaccio, un quartiere organizzato a scacchiera con due importanti piazze: Piazza Vittorio Emanuele II, qui costruita da Gaetano Koch, vedete costruita insomma nel 1874, ma inaugurata qualche anno dopo. E nell'immagine, nella fotografia, la vediamo senza i giardini, perché appunto anche questa sistemazione successiva, ma si riconoscono benissimo i palazzi con i portici che fanno tutto il giro appunto della piazza. Mentre sul lato opposto, alle spalle della Basilica di Santa Maria Maggiore, Piazza dell'Esquilino, riconoscibile per appunto l'obelisco, ma anche qui appunto come possiamo vedere tutti i palazzi chiaramente costruiti proprio nell'epoca, insomma, negli ultimi anni del 1800. Se si vuole trasformare una città, la si vuole rendere moderna, bisogna pensare anche ovviamente ai collegamenti, quindi anche ai mezzi di trasporto. Allora si deve costruire una stazione che fosse la stazione centrale, la stazione unica per la città. E quindi anche qui, progetto iniziato nel 1860, si parla ovviamente della stazione di Roma Termini, che venne poi inaugurata nel 1873, quindi un lavoro molto lungo, che però appunto al momento dell'inaugurazione presentava il progetto di Salvatore Bianchi, come vediamo appunto nella facciata.
Un progetto molto interessante perché in realtà è un progetto di stazione dei treni modernissimo per l'epoca, che era strutturato, e qui lo vediamo, su due edifici diversi, due padiglioni diversi, uno per gli arrivi e uno per le partenze, con poi il padiglione centrale che dava la possibilità appunto di tenere unito il tutto. 18 gennaio 1878 muore il re Vittorio Emanuele II. Ha a che fare con un lutto ovviamente nazionale, cittadino, e quindi ecco che si barda completamente il Pantheon per il giorno del suo funerale, perché proprio il Pantheon viene scelto poi come luogo di sepoltura per il re. All'interno vediamo la tomba, ovviamente quella appunto dedicata a Vittorio Emanuele II, con questa grandissima targa, insomma, in bronzo, fuso, si dice, dai cannoni appunto sottratti alle truppe austriache nelle battaglie, quelle del 1848, 1849 e 1859, su cui poi viene scritto proprio Vittorio Emanuele II, padre della patria. Pantheon che accoglie poi anche le sepolture del figlio, Umberto I, e della moglie, Margherita di Savoia, ma non quelle dell'altro re, quindi Vittorio Emanuele III, perché appunto andò poi in esilio all'Alessandria d'Egitto, dove morì e dove venne sepolto. Solo nel 2007 la salma, insomma, fu traslata e spostata poi in provincia di Cuneo, quindi in realtà il Pantheon, sì, luogo di sepoltura dei re d'Italia, ma diciamoci, insomma, solo dei primi due. Con la morte di Vittorio Emanuele II sale al potere il figlio Umberto I e Margherita di Savoia, una coppia ricordata dalle cronache in maniera straordinaria per la città di Roma, perché è una coppia molto attiva, molto viva, molto partecipe, una coppia che in realtà appunto si prodigò tantissimo per andare a implementare, se vogliamo, la nuova immagine di Roma, concentrandosi su due aspetti, l'italianità e il laicismo. Per quanto riguarda l'italianità, ovviamente si punta tutto sul culto del re come colui che aveva unificato l'Italia. Allora ecco che subito dopo la morte del sovrano si dà il via all'idea di andare a costruire un monumento che fosse dedicato proprio al re, e quindi nasce l'idea di costruire il Vittoriano. Si bandisce un concorso e vince il progetto dell'architetto Giuseppe Sacconi, epocale, perché in realtà non si trattava di un monumento piccolo, ma di un monumento gigantesco che doveva essere posizionato nel cuore della città e che quindi per la sua costruzione doveva vedere in realtà la demolizione di tantissimi edifici. Qui abbiamo il posizionamento del monumento, insomma, su una mappa, e dall'altro lato una foto che non è chiarissima, però insomma fa capire esattamente l'aspetto di Piazza Venezia pre-vittoriano. Si riconosce la torretta di Palazzo Venezia, si vede il Palazzo Bonaparte, si vede Via del Corso, quindi insomma questo è l'inizio della nostra Piazza Venezia, si intravede appunto quello che è Palazzetto Venezia, che fu poi smontato e spostato all'indietro per essere ricostruito, no? Dove lo vediamo noi oggi, andando via alla formazione anche della piccola piazzetta di San Marco, mentre furono abbattuti tutti completamente questi edifici che noi vediamo qui davanti, che sono quelli che si trovavano ai piedi del Campidoglio. La fotografia è presa proprio dall'alto del Campidoglio. Anche il Campidoglio fu in parte sacrificato, sappiamo per esempio che fu abbattuto completamente anche il convento della Basilica di Santa Maria in Araceli, quindi ovviamente una Piazza Venezia che incomincia a cambiare radicalmente il suo aspetto. Costruzione quindi quella del Vittoriano lunghissima, tant'è che il monumento inizia ad essere costruito nel 1885, viene inaugurato la prima volta nel 1911 in occasione del 50° anniversario dell'Unità d'Italia, ma non era ancora completato. Nel 1921, e lo vedremo, cambia destinazione d'uso perché diventa da Vittoriano all'Altare della Patria, e verrà poi completato nella sua costruzione solo nel 1935, quindi lunghissima. Qui vediamo appunto tutte le fotografie che illustrano le varie fasi, no, di lavorazione del Vittoriano, e quella invece dell'inaugurazione, ancora monumento non completato, del 4 giugno del 1911, inaugurazione a cui partecipò ovviamente l'altro re, quindi non più Umberto I, ma il figlio Vittorio Emanuele III. Che qui vediamo, insomma, una fotografia molto curiosa, perché appunto in occasione della visita del re si è organizzato un rinfresco
all'interno della pancia, insomma, della statua equestre del sovrano. Quindi, insomma, qui li vediamo tutti felicemente banchettare all'interno della statua equestre. Poi dicevamo, 1921, il Vittoriano diventa altare della patria. Questa è la cerimonia di tumulazione del Milite Ignoto, perché appunto si decide di andare a inserire all'interno del monumento la salma di un soldato rimasto anonimo, morto, caduto appunto durante la Prima Guerra Mondiale. Chi sceglie questo corpo? Maria Bergamas, la signora che vedete nella fotografia, triestina, anche lei madre ovviamente di un disperso della Prima Guerra Mondiale. Le si fa scegliere la salma da portare poi a Roma, presentandole davanti 11 corpi appunto di ragazzi rimasti senza nome. Li si presenta tutti nella città di Aquileia, lei tra questi 11 sceglie appunto la salma da destinare a Roma, che viene poi portata posizionata su un carro funebre, su cui poi era stata incisa anche questo verso, insomma, di Dante. Poi carro funebre appunto ferroviario, quindi da Aquileia attraversato insomma tutta l'Italia fino a giungere a Roma, dove poi appunto è stato inserito all'interno del monumento. Questo era, diciamo, l'immagine dell'italianità, no? Insomma, quindi puntare soprattutto sulla patria e sul concetto, sull'idea di nuova Italia. Importantissimo però nella Roma umbertina era anche il concetto di laicismo, non tanto per andare contro la Chiesa, ma per andare anzi a sottolineare tutti quelli che sono stati gli eroi del passato, sia patrioti ma anche artisti e figure di spicco, ovviamente dell'Italia e di Roma, della città di Roma stessa. Quindi incominciano ad essere costruiti numerosi monumenti proprio dedicati a questi eroi, se vogliamo dire, del passato. Ne abbiamo scelti tre, forse più noti: il monumento a Colla di Rienzo, che vediamo sul Campidoglio, realizzato da Girolamo Massini, dedicato a colui che aveva tentato di instaurare una sorta di comune, che poi appunto ha avuto una fine pessima, perché è stato catturato e ucciso barbaramente. È il monumento a Pietro Metastasio, poeta, nonché appunto importantissimo scrittore del melodramma, e ricordato con questo monumento realizzato da Emilio Gallori in occasione del centenario della sua morte, in realtà in origine in piazza San Silvestro e poi spostato davanti alla Chiesa Nuova, insomma, dove lo vediamo noi oggi, e poi ovviamente il più celebre di tutti, il monumento a Giordano Bruno, il frate appunto fu considerato eretico dalla Chiesa e per questo motivo arso vivo proprio in Campo dei Fiori, e esattamente nel punto in cui Giordano Bruno fu ucciso, ecco che venne innalzato il suo monumento. Sono numerosissimi però questi monumenti, ne abbiamo scelti solo tre, ma basti pensare per esempio a tutta la zona del Gianicolo, quindi insomma a tutti i monumenti di Anita, di Garibaldi, a tutti i busti ovviamente dei caduti, dei patrioti, al monumento quello appunto per esempio all'Aventino di Mazzini, piuttosto che al monumento per i bersaglieri appunto che ricordano la breccia di Porta Pia, accanto appunto a Porta Pia. Quindi ecco, sono numerosissimi monumenti che incominciano appunto a ricordare gli eroi del passato. Molti anche i lavori che si iniziano a realizzare andando a sistemare le arterie stradali. Un punto nevralgico comincia a essere quello appunto di Piazza Colonna, perché ovviamente lì c'erano i palazzi istituzionali come appunto Montecitorio, quindi si va ad aprire Largo Chigi è quella umbertina, una società anche che incomincia ad amare molto il lusso, e quindi ecco che si apre Largo Chigi e si posiziona il Palazzo dei Grandi Magazzini, quindi per accontentare ovviamente anche la nascente ricca borghesia. Largo Chigi poi lo si mette in comunicazione direttamente con Piazza Barberini, andando ad aprire quella che è Via del Tritone, la vedete appunto anche qui nell'immagine in alto, e poi si aprono invece arterie molto più grandi, come per esempio Corso Vittorio Emanuele II. Qui abbiamo due foto per far capire meglio insomma la situazione del prima e del dopo, quindi insomma demolizioni grandissime che hanno sventrato realmente questo tratto cittadino.
prima com'era e com'è oggi il Corso Vittorio. Cosa riconosciamo? Riconosciamo, vedete, identico nelle due fotografie quello che è Palazzo Altieri e poi sul fondo la cupola di Sant'Andrea della Valle. Poi per il resto, appunto, si capisce che per aprire una strada tutto il resto deve essere buttato giù, ma ovviamente Corso Vittorio Emanuele era un'arteria di fondamentale importanza. Si costruisce tanto e quindi ecco che nascono anche edifici istituzionali, ci sono dei nomi che abbiamo visto, insomma, incominciano ad essere noti a livello di architettura. Uno dei nomi più importanti appunto per la Roma umbertina è sicuramente Gaetano Cocche, qui lo ricordiamo insomma per aver costruito sia la Banca d'Italia che poi soprattutto i due palazzi meravigliosi scenografici dell'Esedra in piazza oggi della Repubblica, che hanno appunto questa forma semicircolare perché in realtà vanno a ricalcare quello che era il profilo proprio dell'Esedra delle Terme di Diocleziano. Piazza dell'Esedra diventa importantissima, così era chiamata insomma in antico, perché era una piazza che dava la possibilità di collegare direttamente la stazione Termini e attraverso via nazionale Piazza Venezia, quindi insomma metteva in comunicazione diretta chi arrivava dalla stazione fino al centro cittadino. Ma dicevamo una società che incomincia anche ad avere necessità di frequentazioni, vita mondana, divertimenti, svaghi, e quindi ovviamente è importante anche la costruzione di un'altra tipologia di palazzi, come per esempio il Palazzo delle Esposizioni, anche questo realizzato poi vedete alla fine del 1800 da Pio Piacentini, importantissimo perché primo edificio della storia insomma italiana ad essere dedicato interamente, completamente alle belle arti. E sempre per lo svago, insomma, l'acquario comunale che nasce appunto sì come acquario, ma anche come luogo di allevamento dei pesci. Non ha una vita lunghissima, in realtà rimane così, insomma, per una decina d'anni, poi incomincia a cambiare destinazione d'uso, diventa insomma soprattutto un luogo di spettacoli, di ricevimenti, fino a diventare addirittura magazzino del vicino Teatro dell'Opera e poi dal 2002 invece sede della Casa dell'Architettura. Una delle devastazioni più grandi, se vogliamo, insomma, della Roma umbertina è la perdita completa di Villa Ludovisi, che viene spazzata via totalmente e completamente nel 1886. In realtà non perché lo Stato fosse particolarmente cattivo, ma perché i nobili avevano difficoltà economiche, quindi insomma i terreni cominciano ad essere suddivisi in piccoli lotti che poi vengono venduti a privati o allo Stato. Nel caso di Villa Ludovisi viene tutto venduto dai Boncompagni Ludovisi, acquistato dallo Stato. Si butta giù tutto quello che era la costruzione di ville e residenze, insomma, presente all'interno della vastissima villa che si sviluppava insomma da Porta Pinciana fino a Piazza Fiume, quindi insomma aveva un'estensione enorme, si butta giù tutto e nasce il quartiere Ludovisi, che è anche attraversato poi insomma dalla celebre via Veneto, quindi insomma ecco tutta quell'area corrispondeva a Villa Ludovisi. Si salva a livello architettonico solo il Casino dell'Aurora e si salva però per fortuna la straordinaria collezione insomma di antichità della famiglia, che era stata tanto celebrata anche da tutti i grandi viaggiatori del Grand Tour, di cui qui abbiamo messo due opere insomma per collegarla insomma alla grandissima importanza, il Galata Suicida e il Trono Ludovisi. Mentre è stata spazzata via tutto a livello architettonico, si è salvato tutta la collezione che oggi insomma è esposta a Palazzo Altems, tranne la coppia del Galata, qui abbiamo il Suicida a Palazzo Altems e invece il Galata morente ai Musei Capitolini, però ecco insomma la collezione è tutta salva. Altri edifici appunto di ritrovi intellettuali, vita mondana, quindi per la ricca borghesia, possiamo dire Galleria Sciarra di proprietà privata, perché di proprietà del principe in realtà Maffeo Barberini Colonna Sciarra, che va a costruire questa galleria per andare a unire quelle che erano due ali insomma del proprio palazzo, dove però si trovavano due redazioni di giornale, una per una rivista politica, La Tribuna, che era appunto da lui stesso diretta, l'altra era l'altra rivista insomma di intellettuale insomma che era diciamo diretta, scusate, da Gabriele D'Annunzio, che era appunto Cronache Bizantine. Questa galleria è straordinaria non solo a livello architettonico ma anche per il suo apparato decorativo. Allora l'ha realizzata a livello architettonico Giulio De Angelis, mentre invece gli affreschi che vanno a ricoprire completamente le pareti sono stati realizzati da Giuseppe Cellini e celebrano proprio la borghesia, quindi questa neonata società, celebrano la donna che è sontuosamente abbigliata, molto presente, anche se legata ovviamente
connette ancora al suo ruolo, insomma, di moglie e madre. Altro momento importante della vita mondana erano le uscite e quindi ovviamente i teatri. I due principali della società umbertina erano quelli del Teatro dell'Opera, il Teatro Costanzi e il Teatro ovviamente il Teatro Argentina. Questi erano un po' i due centri principali che andarono a sostituire quello che era stato in precedenza, prima dell'Unità d'Italia, insomma, uno dei teatri più famosi della città, che era il Teatro Apollo, che però era andato completamente distrutto per la costruzione dei muraglioni del Tevere, perché si trovava all'altezza oggi del Lungotevere Tordinona, quindi insomma anche quello perso, però poi appunto sostituito dagli altri due. E poi accanto ai caffè, che sicuramente piacevano molto anche alla comunità italiana, la sala da tè più celebre della città, quel Babington, che appunto viene fondata nel 1893 da due fanciulle inglesi, Isabel Churchill e Anna Maria Babington, che proprio decidono di investire i propri averi per andare ad aprire qui a Roma una sala da tè. Fatto un po' strano e inusuale, perché appunto in quegli anni gli italiani ancora vedevano il tè, insomma, come una sorta di medicina da acquistare in farmacia, si preferiva la vita del caffè. Però aprono questo caffè in un luogo non casuale, che è Piazza di Spagna, che è sempre stata appunto il luogo preferito del ritrovo e della frequentazione degli inglesi e delle comunità del nord Europa. La Roma umbertina, la Roma di fine 1800, è ancora una Roma fortemente internazionale, quindi insomma è una Roma in cui gli stranieri sono ancora numerosissimi, non solo quelli che lavorano nelle ambascerie, ma anche in tutti gli istituti culturali, e quindi c'è ovviamente un grandissimo pubblico. Con la morte di Umberto I sale al potere, dicevamo, il figlio, quindi Vittorio Emanuele III, e si apre l'epoca della Roma giolittiana, molto lunga perché copre insomma tutti i primi 20 anni, possiamo dire, del nuovo secolo. Giovanni Giolitti appunto primo ministro, e a Roma per molti anni è sindaco, forse il più famoso, Ernesto Nathan, e quindi Roma incomincia anche qui, continua la sua idea insomma di cambiamento. Continua la costruzione dei quartieri a destinazione popolare, quindi insomma non solo San Lorenzo con le tipiche case a ringhiera, non solo Testaccio, come avevamo appunto già un po' accennato, ma nascono per esempio anche il quartiere di San Saba, che è un quartiere un po' diverso perché è un po' più sofisticato, era un po' più un quartiere, diciamo legato alla borghesia, anche perché si prediligono per esempio la costruzione di villini con piccoli giardini, quindi un quartiere estensivo a bassa densità edilizia, però sicuramente un nuovo quartiere residenziale, mentre leggermente dopo, nel 1920, c'è l'inaugurazione con la prima, cioè, insomma, iniziano i lavori di costruzione della Garbatella, che è forse un po' il più celebre quartiere, anche questa destinazione popolare, con un mix di strutture dai villini ai grandi palazzi pieni di spazi aperti, insomma, con lavanderie, cortili e tutto diviso in lotti, insomma la Garbatella forse è quello che conosciamo un po' meglio. Grandi costruzioni anche di opere private, quindi all'inizio del 1900 si apre per esempio con due costruzioni diversissime da tutto il resto, ma straordinarie: la celebre Casina delle Civette, fortemente voluta dal principe appunto Giovanni Torlonia all'interno del possedimento insomma della famiglia. Non lontano poi, insomma, qualche anno dopo sorge il quartiere Cuppedè, anche questa è realizzazione privata, perché insomma di una società anonima edilizia legata poi ai fratelli Cerruti, che chiedono all'architetto appunto Cuppedè toscano, fiorentino, di andare a realizzare questo quartiere, che è un po' il quartiere delle favole. Qui vediamo la foto della costruzione del palazzo degli ambasciatori, come invece li vediamo noi oggi. Qui vado velocissima perché sono tutte visite guidate che noi organizziamo, insomma ci vediamo presto per le strade per visitarli al meglio. Un anno importantissimo della Roma giolittiana è il 1911, perché è l'anno in cui appunto si celebra il cinquantenario dell'Unità d'Italia, e quindi abbiamo già visto che so è la data, diciamo, in cui vengono proprio per l'occasione costruiti da un lato ex novo degli edifici, e si cerca in ogni modo di andare ad inaugurare quelli la cui costruzione era avviata ma non completata. Quindi 1911 si inaugura il Vittoriano, che dicevamo però appunto non completato,
si inaugura il Palazzo di Giustizia, il Palazzaccio, e si inaugura anche lo Stadio Nazionale, quindi insomma si coprono, vedete, sempre tutti gli aspetti possibili e immaginabili di interesse per la società. Lo Stadio Nazionale noi oggi semplicemente non lo vediamo perché fu poi demolito nel 1957 e sostituito dallo Stadio Flaminio. Molti sono i palazzi che però vengono costruiti ex novo, anche perché nel 1911 si celebra quella che è una grandissima esposizione, insomma, per celebrare proprio il cinquantenario qui a Roma. E quindi appositamente per l'occasione, per esempio, si va a costruire quello che è il Palazzo delle Belle Arti, che altro non è che la sede della Galleria Nazionale, la ex NAM per intenderci. E sempre nel 1911 si approva il progetto per la costruzione di Galleria Colonna, oggi Galleria Alberto Sordi, lavori che poi si protraggono a lungo perché, vedete, si concludono solo nel 1940. Ma in realtà anche questo fa capire com'era la società, no? La ricca borghesia che voleva un luogo elegante in cui passeggiare, acquistare e sedersi per conversare nei caffè. Quindi insomma molto di quello che viene costruito trova una diretta interesse ovviamente nella società. Sempre nella Roma giolittiana si porta poi a compimento la trasformazione del polo industriale di Ostiense, quindi insomma si aggiungono come industrie quelle del gazzometro e quelle della centrale Montemartini. È vero anche che poi sono gli anni della Prima Guerra Mondiale, quindi è chiaro che un po' tutto viene accantonato e con il primo dopoguerra iniziano in realtà i problemi, perché appunto cade il governo, finisce il governo Giolitti, iniziano delle problematiche appunto interne sui vari successori insomma di Giolitti, fino a quando 1922 Facta si dimette. Questo è un momento abbastanza insomma importante per la storia, perché in realtà con le dimissioni di Facta chi ne usufruisce è Benito Mussolini, colui che aveva diciamo organizzato, fatto nascere un movimento che proprio nel 1922 organizza la famosa marcia su Roma, arriva fino sotto al Quirinale, dove trova in realtà un re, Vittorio Emanuele III, che nulla fa e anzi lo investe poi della carica di Presidente del Consiglio. Quindi abbiamo Mussolini che poi diventa Presidente del Consiglio dal 1922 al 1943. Vittorio Emanuele III rimane in carica fino al 1946 e nel 1922 viene eletto anche il nuovo Papa Pio XI. E questi sono i tre protagonisti insomma della Roma fino alla guerra mondiale. Una Roma che diventa appunto la Roma fascista e che diventa una Roma che cambia, se vogliamo, ancora di più il proprio aspetto a livello urbanistico. Un atto importantissimo che viene compiuto è la firma dei patti lateranensi, quella dell'11 febbraio 1929, con cui appunto si stabilisce per la prima volta il confine che spetta al soglio pontificio, cioè il Papa diventa appunto sovrano di un regno vero e proprio, si delimitano i confini del nuovo Stato, che diventa appunto la Città del Vaticano. I confini sono quelli appunto che riguardano la Basilica di San Pietro con la piazza, ma poi ovviamente, qui lo vediamo nella mappa, tutte quelle che sono le mura vaticane, anche se con i patti lateranensi poi si mette bene per iscritto che molti edifici extraterritoriali sono comunque parte della chiesa, quindi per intenderci molti edifici che oggi si trovano dalla parte insomma dello Stato italiano sono comunque dipendenze direttamente della Città del Vaticano. I patti lateranensi prevedono anche tantissime altre regolamentazioni, come per esempio il fatto che il cattolicesimo diventasse la religione ufficiale appunto del Regno d'Italia. Ma Mussolini si concentra, una grandissima passione, diciamo, il piccone gli piace particolarmente, perché incomincia a sventrare la città ovunque, seguendo però non una follia completa e totale, ma una sua idea ben precisa, che era quella di andare a in realtà mettere in luce il più possibile la grandezza degli antichi Mirabilia, perché ovviamente nasce il mito di Roma, cioè di Roma antica, una Roma antica che era ovviamente la Roma imperiale, a cui Mussolini si rifaceva in tutto e per tutto. Avendo lui il proprio ufficio, la propria sede a Piazza Venezia, vuole andare a creare quella che è Via dell'Impero per riproporre la stessa processione, se vogliamo, trionfale degli antichi romani, quella che partiva
attraversando la via sacra in epoca romana dal Colosseo fino appunto alla zona del Campidoglio, ecco, lui voleva riproporla. E allora come fare? Perché qui vediamo delle fotografie, insomma, che ci mostrano una situazione molto diversa dall'alto di tutta la zona che per noi oggi corrisponde al Foro Romano e al Foro Imperiale, quindi tutta l'area tra Piazza Venezia e il Colosseo. Va demolito interamente e completamente il quartiere alessandrino di epoca rinascimentale. Quindi, insomma, qui riconosciamo qualche resto, qualche traccia romana, vediamo la colonna di Traiano, poi non vediamo assolutamente i mercati, ma rivediamo qui indietro quella che è qui sulla sinistra, insomma, la Torre delle Milizie. Quindi capiamo che questa è l'area che oggi, insomma, è occupata dai fori imperiali e capiamo quindi che il quartiere alessandrino si sviluppava tutta da questa parte fino ovviamente anche a coprire parzialmente la zona del foro romano. A destra, nell'altra fotografia, vediamo come proseguono, insomma, le demolizioni, quindi vediamo che si incomincia a liberare, vedete qui si delinea il profilo dei mercati di Traiano, si apre via Alessandrina e si incomincia ad aprire l'inizio di via dell'Impero, che poi diventerà esattamente questa. E quindi, insomma, da un lato via Alessandrina, dall'altro via dell'Impero, questa guardandola, diciamo, dalla colonna verso Colosseo, qui invece sul lato opposto, questa, insomma, è via dell'Impero che diventa poi la nostra via dei Fori Imperiali. Ovviamente con la demolizione, la distruzione di tutto il quartiere alessandrino, si ha però la possibilità di far riemergere quelli che per noi oggi sono da un lato via dei, insomma, l'area dei Fori Imperiali e dall'altro tutta l'area del Foro Romano. Nel dettaglio vediamo, insomma, la zona, quella del mercato di Traiano, qui vediamo appunto il profilo dei mercati che era completamente nascosto e che comincia ad emergere man mano che si vanno, vedete, a buttare giù realmente fisicamente tutta la serie di palazzi, palazzini, edifici, chiese, monasteri, insomma, che avevano ricoperto ovviamente tutta l'area del foro. Ci sono dei monumenti di epoca non romana che si decide comunque di salvare, molto ben chiaramente riconoscibili, come la Torre delle Milizie e vedete anche qui, insomma, la casa dei Cavalieri di Rodi. Quindi, insomma, si parte, diciamo, dal quartiere alessandrino demolito e si arriva, vedete, insomma, a quello che vediamo noi oggi. Quindi chiaramente quello che vediamo noi oggi, insomma, soprattutto nell'area dei Fori Imperiali, è così solo perché c'è stata questa grandissima demolizione. La passione per l'epoca romana si ha in tutta la città, quindi, insomma, se si sistema la zona da Piazza Venezia al Colosseo, si sistema anche la parte opposta, quella da Piazza Venezia verso appunto la Bocca della Verità, perché qui si voleva aprire la via del mare che poi andava a collegarsi idealmente con via Marmorata e quindi via Ostiense, e da lì appunto si poteva raggiungere Ostia. Tra il Campidoglio, come vediamo in una fotografia qui in alto, tra le pendici del Campidoglio, proprio di fronte a quello che è il monastero, insomma, delle Oblate, andando poi verso il Teatro di Marcello, c'era la scomparsa Piazza Montanara, che è quella che viene completamente demolita e che voi vedete in una fotografia appunto qui dell'epoca. E come tutte le piazze aveva ovviamente una fontana. Non è persa per noi questa fontana, perché questa piccola fontanella noi oggi la vediamo a Piazza San Simeone, appunto lungo quella che è Via dei Coronari. Tutta la piazza viene buttata giù e arrivava fino al teatro, dicevamo, e quindi si vanno a liberare addirittura le arcate del Teatro di Marcello, che erano tutte occupate da ovviamente lavoratori, da artigiani, insomma, da venditori, da macellai, insomma, erano diventate delle botteghe e dei negozi. Così come ovviamente si prosegue la demolizione per l'apertura, no, della via del mare, anche tutto fino alla Bocca della Verità, quindi dove si va a sistemare anche tutta la zona appunto di fronte alla Bocca della Verità e quindi, insomma, di fronte al Tempio di Ercole. Stesso discorso quando si va a sistemare la zona del corso con l'Largo di Torre Argentina. Anche qui si recuperano durante i lavori i resti della Roma antica e quindi si inaugura il Foro Argentina, resti che appartengono a quattro templi di epoca repubblicana, che sono tra l'altro anche tra i più antichi di quelli giunti fino ai nostri giorni, e quindi, insomma, anche qui grandissimo interesse ovviamente per gli antichi Mirabilia, quindi si lascia tutto a vista e la piazza viene disegnata proprio intorno alle strutture di epoca romana.
Molto divertente, tra virgolette, la storia dietro l'apertura di Corso del Rinascimento, perché in realtà Mussolini voleva da Porto Umberto I, che è quello che si trova di fronte al palazzaccio, insomma, al Palazzo di Giustizia, costruire questo corso dritto per dritto, entrando dentro Piazza Navona per andare a collegarsi, scusate, con Corso Vittorio Emanuele II. E quindi c'era stata questa idea brillante di andare appunto a completamente eliminare Piazza Navona. Solo che cosa succede? Succede che si demolisce il primo palazzo e fortunatamente si mettono in luce i resti dell'antica Roma, quelli dello stadio di Domiziano che vedete qui in basso a destra. Quindi si blocca tutto, si scava, si cambia progetto e quindi insomma il corso del Rinascimento non attraversa fortunatamente per noi più oggi Piazza Navona, ma fa tutto il giro intorno per andare sempre poi a collegarsi a Corso Vittorio Emanuele. Molto più strutturato invece il pensiero dietro la realizzazione di Piazza Augusto Imperatore, che si ha insomma tra 1937 e 1938, quindi qualche anno dopo. Perché? Perché in realtà si va a liberare completamente il mausoleo di Augusto, che da insomma luogo di sepoltura degli imperatori era cambiato come destinazione d'uso durante i secoli tantissimo, da fortino, dei frangipani a addirittura teatro, quindi insomma si eliminano tutte, le strutture, ovviamente. Non di epoca romana, si riporta alla luce quella che era invece la struttura originaria di appunto mausoleo del primo imperatore. E accanto al mausoleo si incomincia a formare la piazza, ma soprattutto poi si decide di andare anche a ricostruire la Rapacis, altro monumento che viene appunto costruito per l'imperatore Augusto. Tutti i resti erano già stati recuperati, sparpagliati e separati nella zona insomma, di San Lorenzo in Lucina, vengono poi messi tutti insieme per formare appunto la Rapacis, protetta poi da una teca dove la vediamo noi ancora oggi. Quindi si crea l'angolo dedicato ad Augusto. Perché? Perché ovviamente si voleva celebrare proprio la figura di Augusto collegandola all'appena proclamato impero fascista di Mussolini, quindi Mussolini addirittura come Augusto. Altra devastazione, se vogliamo dire, insomma, grandissima, della città è quella della spina di Borgo che è stata completamente smantellata. Cos'era? Era questa fila di palazzi che potete vedere nella foto, insomma, si sviluppava esattamente al posto di quella che poi è diventata Via della Conciliazione, palazzi che poi si affacciavano su due stradine, che erano appunto Borgo Nuovo e Borgo Vecchio. Si butta giù completamente tutta la spina di Borgo, cambiando anche radicalmente quello che doveva essere l'impatto, di chi arrivava in piazza, soprattutto dalla zona del castello. Torniamo indietro nel tempo, le parole di Alberto Sordi un po' ci aiutano anche ad immaginarlo, perché in realtà in precedenza si arrivava ovviamente all'inizio dei due borghi, si incominciava ad attraversare queste due stradine, questi due vicoli tipici, no? Insomma, stretti, vedete anche nella foto qui in mezzo, che quindi nascondevano completamente l'ampiezza dell'abbraccio del colonnato di Bernini, che diventava visibile solo quando, come dice appunto anche Sordi, l'ultimo muro di una casa che si apriva quindi con un sipario e lì si trovava l'immensità, no, del colonnato di Bernini e poi ovviamente anche la grandezza della basilica. Mussolini, ecco, inizia la demolizione nel 1936 e poi si arriva a completare la costruzione, la sistemazione di Via della Conciliazione, che nel nome ricorda proprio i patti lateranensi e quindi insomma il patto tra Stato e Chiesa. Ecco, la costruzione di Via della Conciliazione si conclude nel 1950. Quindi anche qui lavori lunghissimi. E se pensiamo a quello che è successo, è che è stato stravolto completamente l'impatto visivo, anche voluto dallo stesso Bernini, perché in realtà arrivando oggi da Castel Sant'Angelo non c'è più alcuna sorpresa. L'immensità, la grandezza, l'imponenza del colonnato e della basilica è chiarissima già da molto lontano. Quindi, insomma, questo ha cambiato radicalmente l'aspetto sicuramente della zona. Se da un lato si potenzia tantissimo l'antico, e quindi c'è questo grandissimo interesse al mito di Roma, dall'altro la Roma fascista è la Roma del nuovo, la Roma del moderno, la Roma dell'organizzato, la Roma del pulito, la Roma del pratico. E quindi ecco che nascono anche nuove città. La città dello sport nasce, per esempio, il Forum Mussolini.
oggi il Foro Italico, che viene inaugurato qua nel 1933, ideato da Enrico Del Debbio, completato anche qui in tanti anni, perché viene completato poi nel 1968. Nelle immagini si riconoscono molto bene lo Stadio dei Cipressi, che poi è diventato Stadio Olimpico, si riconosce questo caseggiato che corrispondeva, ancora oggi visibile, insomma, che corrispondeva all'Accademia Fascista Maschile di Educazione Fisica, perché ovviamente è la città dello sport, e poi forse l'edificio più celebre, quello appunto dello Stadio dei Marmi, che appunto ancora oggi è splendente, luminosissimo e funzionante. L'altra città nuova che nasce è quella universitaria, quindi insomma si va a sostituire la vecchia università, l'antica università della Sapienza, quella sorta appunto nel Palazzo della Sapienza intorno alla chiesa di Sant'Ivo, realizzata da Francesco Borromini, e che era un'università antichissima, però diventata forse troppo piccola per una città moderna, una città appunto come quella che immaginava Mussolini. Piccola non solo per il numero esiguo di persone che potevano frequentare i corsi, ma anche piccola perché poche erano le facoltà che appunto davano la possibilità, insomma, di studiare. E quindi ecco che si organizza una nuova città vera e propria universitaria, articolata con tanti edifici, quella che vedete qui in basso. Ogni edificio poi ovviamente è dedicato a una facoltà e quindi a un percorso di studi ben preciso, che avevano però tutte poi nel cuore il suo centro nel rettorato, questo insomma con la statua della Minerva. Aula poi magna del rettorato, addirittura decorata da Mario Sironi con questo grandissimo affresco dell'Italia tra le arti e le scienze. Altra città che viene fondata da Mussolini, nuova, è quella del cinema, Cinecittà, che viene fondata nel 1937. Ma perché il cinema? Non certo per lo svago, ovviamente il cinema veniva visto da Mussolini come un ottimo modo di propaganda, quindi per quello che si spende tanto ovviamente nella costruzione di una vera e propria città del cinema. Città del cinema che poi ha avuto il suo momento di massimo splendore a partire dal dopoguerra, quando appunto è diventata uno dei luoghi più celebrati anche appunto per la dolce vita, per intenderci. Certo è che quando si parla di nuove costruzioni fasciste, tutti noi giustamente pensiamo all'EUR. EUR, che insomma è un progetto di costruzione unitario fatto anche per celebrare i 20 anni insomma, del regime, ma che doveva essere poi legato anche all'esposizione universale che si doveva tenere proprio a Roma nel 1945, di fatto non si è mai svolta, e che appunto nel nome ricorda esattamente questo, perché EUR è l'acronimo di Esposizione Universale di Roma. I lavori iniziano nel 1937, si concludono addirittura nel 1960. Qui abbiamo delle foto che fanno vedere appunto il processo lungo di costruzione. Tutto il progetto era gestito da un ente autonomo dell'EUR, sotto la supervisione ovviamente di vari architetti, tra cui forse i più celebri sono proprio Piacentini e Minucci. Sotto invece abbiamo messo alcune delle foto, insomma, più caratteristiche dell'EUR, insomma di parti più riconoscibili, per esempio Piazza Guglielmo Marconi, dove si affacciano anche i palazzi, quelli dei musei, la Basilica dei Santi Pietro e Paolo, l'immancabile Palazzo dei Congressi ovviamente, e quello forse simbolo dell'EUR, che è il Palazzo della Civiltà Italiana, anche noto come Colosseo Quadrato. Anche qui non mi dilungo perché è un'altra passeggiata che noi organizziamo. Concludo la Roma fascista parlando dei quartieri residenziali, perché tra 1930 e 1937 incominciano a nascere quelle che sono le borgate ufficiali di Roma, cioè degli insediamenti destinati ad accogliere principalmente il popolo, o meglio le classi dei più bisognosi. Quindi si tratta di alloggi appunto che vengono addirittura considerati popolarissimi, quindi insomma proprio per gli ultimi. Queste diciamo borgate sono quelle appunto che incominciano a sorgere al di fuori, no, delle mura, quindi si va dall'Appia, Tormarancia, Primavalle, insomma al Trullo, Quarticciolo e così via, e accolgono principalmente delle piccole nuove città indipendenti, quindi tante ovviamente residenze destinate alla popolazione, ma anche tre possiamo dire elementi fondamentali: la scuola,
la chiesa e un edificio ovviamente per le istituzioni fasciste, molto spesso costruito con questa serie di edifici a torre, come vediamo insomma qui al qualche esempio al Quarticciolo. Al Trullo e a Primavalle abbiamo scelto due insomma appunto borgate, per dal Trullo gli edifici a ballatoio e per Primavalle gli edifici in linea, vedete, con disposizione a pettine, quindi sono alcune delle caratteristiche insomma palazzine che vengono costruite, che dovevano rispondere ovviamente al carattere di essenzialità, modestia e grossa economia, anche perché qui, diciamo, furono mandati a vivere le categorie sociali più sgradite, perché numerosissime erano le persone molto povere che vivevano addirittura nelle baracche. Ci sono immagini appunto piene, no, di queste baraccopoli che sorgono proprio a ridosso delle mura. Ecco, tutto ciò lontanissimo dall'idea invece di estetica del fascismo. Quindi Mussolini vuole andare a demolire tutte queste baraccopoli e quindi a, in un certo senso, deportare, se così vogliamo dire, tutto questo gruppo di persone all'interno di queste nuove borgate. Poi è chiaro che alcune di queste borgate sono state anche abitate in larga parte da tutti gli sfollati, perché appunto Mussolini, avendo devastato così tanto il centro cittadino, ha buttato giù anche molte palazzine che erano palazzine di abitazioni private. Quindi insomma si offriva un'elargizione ovviamente di monetaria agli sfollati, con cui poi potevano scegliere di andare a vivere ovunque in città, ma molto spesso appunto si trattava di persone, di famiglie di estrazione molto basse, quindi poi anche loro usufruivano ovviamente dell'alloggio di questi insomma, casermoni economici e appunto sicuramente popolari. Io vi ringrazio, mi auguro insomma che sia stata interessante come excursus e vi ricordo quello che è il prossimo incontro sulle curiosità più insolite dell'antica Roma, che è in programma proprio venerdì 22 maggio, sempre alle 17. Ancora grazie e alla prossima, buona serata.